Monachi si lancia il manifesto della realtà, tra i firmatari con Maganuco, Francalancia, Cappellini, Luciana Sonda. A Citrezza, divenuta in questi giorni un crocevia di artisti, col suo quarto premio di pittura, è il luogo più adatto per un manifesto del realismo. Il villaggio dei pescatori, il mare da cui sorgono i fariglioni e il fantastico Ciclope hanno ispirato il massimo capolavoro del realismo italiano, il romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga. E questi paesisti lavorano a tradurre in linguaggio pittorico gli aspetti che il Verga scolpì in fermissime parole e popolò di personaggi che, nella loro umile vita, specchiano grandi profili del destino umano. In un angolo, coi suoi apicchi mortali e le sue leggende, il castello su cui Verga ha sbrigliato l'immaginazione prima di volgersi alla realtà. Il mare, in questi giorni, invece che conchiglie depone quadri sulle rive. Quel mare, dice il Verga, che è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là, dove nasce e muore